E tutto questo per dire che cosa? Che dobbiamo arrivare al presente, nel senso oggi come stanno le cose, oggi queste situazioni come sono cambiate. Oggi la situazione è in seguito, diciamo, ai vaccini, la situazione sì, è molto più tranquillizzata, anche se non possiamo stare tranquilli del tutto, però per questo però in un qualche modo è stato attivato, è stato privilegiato una modalità assistenziale che prevede un approccio di tipo telematico. Quali sono i vantaggi? Oggi alle persone viene data l'opportunità di scegliere se avere delle visite vis-à-vis, oppure preferiscono avere delle visite a distanza tramite internet, tramite telefono, tramite Skype, qualunque tipo di piattaforma che può mettere in contatto con il medico. Rispetto a questa modalità possiamo avere dei vantaggi, per esempio molte persone preferiscono questa modalità perché si sentono protette dal non essere esposte alla vista degli altri. In quanto contattano il medico, il contatto avviene semplicemente per via informatica, quindi è un canale che mette in comunicazione la persona con il medico, con la struttura che segue, e tramite questo canale, in qualche modo, il paziente e il medico possono effettuare tutte le cose che bisogna fare per capire come continuare con la terapia, come modificare eventualmente le cose se c'è da modificarlo. Chiaramente in una situazione telematica si perde un po' di contatto, nel senso che viene a mancare tutto quell'aspetto di non verbale, che comunque per il paziente è una cosa molto importante. Inoltre, nella situazione di approccio telematico c'è un'altra limitazione. Non sempre, quando la persona contatta il centro di assistenza, trova il medico che desidera, in quanto i medici turnano, quindi è possibile ogni volta entrare in contatto con un medico diverso, e questo può produrre delle difficoltà alla persona. Questa modalità funziona molto meglio con le persone giovani, con le persone, per esempio, che ricevono una diagnosi nuova. Teniamo in considerazione pure questo altro aspetto: le diagnosi nuove in epoca Covid, le diagnosi di servositività, intendo, fortunatamente sono scese, forse grazie al fatto che i contatti in un qualche modo erano più distanziati, contatti personali, e che quindi anche le eventuali modalità di esposizione a un contagio da HIV è stato ridotto. Quindi dicevo, le persone giovani, e anche perché sono più pratiche di manovrare gli strumenti informatici, accettano più volentieri questa modalità, che oltretutto è anche comoda perché, insomma, tu attivi questo percorso da casa. Il problema invece è per le persone anziane, quelle persone che sono abituate e che si sono abituate nel corso degli anni a essere seguiti, stabilendo delle relazioni molto personalizzate con il medico o con l'infermiere che li segue. Per cui nelle persone anziane questa nuova modalità ha creato delle difficoltà, anche perché non tutte le persone anziane riescono a gestire, a utilizzare queste metodologie con le dovute, diciamo, modalità, pratiche tecniche. Concludendo, si potrebbe dire che sviluppare un rapporto empatico ha tre vantaggi. Il primo
facilita l'acquisizione di informazioni, aumenta la fiducia e collaborazione e diminuisce il rischio di revoche immotivate o possibilità di denunce. Consideriamo che questa possibilità di denuncia attualmente poi è il terrore di tutti gli operatori sanitari. Secondo motivo è legato ai sentimenti di soddisfazione e gratificazione che le persone vivono nel creare delle relazioni positive che diventano veicolo di condotte di salute e nel sentire la stima, il medico dei propri pazienti, i pazienti del proprio medico, l'interesse, anche l'affetto del medico. Il terzo livello, siamo a un livello che possiamo definire trascendente perché esce dalla logica della mera soggettività e diventa un vantaggio collettivo e sociale e culturale nei suoi significati simbolici più profondi, poiché attiva dinamiche utili a costruire un mondo in cui venga riconosciuta la dignità e il valore di ogni individuo. E la questione di adesso, che in un qualche modo le persone chiedono di dibattere, su cui centrano la loro attenzione, è questa: è dopo che succede? E domani che sarà? Le questioni più dibattute in questo momento dai nostri pazienti riguardano hanno rabbia perché, ma si chiedono perché per il Covid in pochi mesi sono arrivati a trovare un vaccino e per l'HIV no. Allora, questa sembra una domanda banale, insomma un'osservazione scema, però è un motivo di grande sofferenza per le persone sieropositive, perché in qualche modo non sentono corrisposte le loro attese, sentono che tutto questo non che le loro problematiche non sono così importanti come è stato il Covid in questo momento, quindi sentono un po' svalorizzati da questo punto di vista, quindi bisognerà lavorare anche su questo aspetto. L'altra conseguenza che in qualche modo avverrà nel corso del tempo sono le conseguenze dovute allo stress, quindi i disturbi post-traumatici da stress che diventeranno una delle patologie più frequenti e diventeranno anche, saranno per noi psicologi che lavoriamo nel settore, diciamo, un motivo di lavoro che dovrà essere espletato perché ricorrerà abbastanza frequentemente.